15 agosto 1981, festa di Maria Santissima Assunta in Cielo, rifugio dei peccatori. In questo giorno il paradiso gioisce nel contemplare il corpo glorioso della vostra mamma celeste, in cui si riflette lo splendore della Santissima Trinità. Guardate a me anche voi, io vi illuminerò nei momenti della tentazione, della lotta e dello scoraggiamento. Guardate a me e sarete incoraggiati ed aiutati. Quando vi capita di cadere o di sentire il peso della sconfitta, quando vi trovate sommersi dal male e dal peccato, venite a me e io vi darò sostegno. Oggi, guardando con occhi misericordiosi ai miei figli peccatori, dico: sono la vostra mamma celeste e vi invito a raccogliervi tutti sotto il mio manto immacolato per essere protetti e condotti a Gesù, il vostro Salvatore. Sono il rifugio dei peccatori. Nel momento in cui la furia del mio avversario si scatena e tanti riesce a travolgere con la forza del male che trionfa, io invito voi, miei figli prediletti, a immolarvi ed a pregare per la conversione e la salvezza di tutti i peccatori. Siate voi stessi con me il rifugio dei peccatori, dei poveri, degli ammalati, dei disperati, dei piccoli, degli abbandonati. Dal mio corpo glorioso rifletto la mia luce sul vostro corpo mortale. Dal mio cuore immacolato comunico il mio amore al vostro cuore ammalato. Dalla mia anima beata faccio discendere la mia pienezza di grazia nelle vostre anime ferite. Così oggi vi trasformo, perché voglio essere anche attraverso di voi rifugio a tutti i miei poveri figli peccatori. Venite dunque a me e vi consolerò e vi condurrò sulla strada sicura che vi conduce quassù in paradiso, ove nella luce e nella gioia di Dio raggiungerete il fine di tutta la vostra terrena esistenza.